Res, che si traduce normalmente cosa, in realtà non vuol dire la cosa nel senso dell'oggetto. Res non vuol dire oggetto. Res indica forse le cose più astratte che esistono, cioè i rapporti tra le persone. Per esempio, se io dico res familiaris in latino, dico tutto ciò che fa capo a un padre di famiglia, quindi a diciamo un proprietario, ma non solo i beni materiali, anche i figli, anche gli schiavi, gli animali, i rapporti di parentela, tutto parte della res familiaris. Quindi la res pubblica è propriamente questo insieme di relazioni che tiene, come dire, che fa da contenitore, da connettivo di una comunità. E quali sono questi insieme di relazioni? Beh, sono tantissime, a cominciare dalle istituzioni. Questo è forse il lascito più importante della res pubblica, cioè aver fondato i rapporti tra i cittadini su una molteplicità di istituzioni diverse, che si equilibrano fra loro, perché ci sono i due consoli, già sono due e non uno solo, quindi si equilibrano fra loro. Però c'è il Senato, però c'è il Tribunato della Plebe, però ci sono le magistrature specifiche, quelle che si occupano dei delitti, quelle che si occupano dei problemi religiosi, quelle che si occupano importantissime della presa degli auspici e della divinazione, che è fondamentale in una società che si fonda sul rapporto diretto con gli dèi. Quindi direi che questa cosa che non dobbiamo perdere sostanzialmente come eredità da parte dei romani è l'idea che una res pubblica esiste, funziona ed è buona quando al suo interno è molteplice, quando non si coagula tutto quanto nelle mani di qualcuno o di un solo gruppo, come a un certo punto invece avviene a Roma. Anche se queste istituzioni poi più o meno ufficialmente o ufficiosamente mantengono il loro ruolo e la loro importanza, però finisce questo meraviglioso, come dire, reticolo che sono la res pubblica, cioè tutto l'insieme dei rapporti che tengono insieme prima una piccola città e poi a un certo punto un vero e proprio impero.